A breve a Pescara ci saranno nuovi parcheggi a pagamento in diverse zone della città. Questa decisione che ha un po' scontentato le associazioni di categoria, insomma, qual è la vostra risposta? Ma noi come società stiamo dando seguito a quella che è una delibera prima, seguita da un'ordinanza della scorsa settimana. Ci stiamo attrezzando per rendere queste aree, diciamo, strada facendo, un work in progress, perché noi già da questa mattina abbiamo iniziato le operazioni per la segnaletica orizzontale e verticale in via Ostuni, il parcheggio dietro la prefettura, e man mano continueremo. La prossima, successivamente si passerà in via Spiga, e già possiamo annunciare che dal prossimo fine settimana anche l'area di risulta, quindi parliamo di tutti i posti delle aree di risulta, sia il venerdì che il sabato saranno a pagamento fino alle 2 di notte, e la domenica anche ci sarà il pagamento. Ci saranno delle agevolazioni, sono previsti prezzi speciali per alcune categorie e per alcuni giorni? Sì, in sede di stesura di delibera, come mi risulta, l'assessorato ha promosso anche dei tavoli sindacali, tant'è vero che anche qui in via Ostuni ci saranno dei parcheggi, degli abbonamenti riservati ai lavoratori, ad esempio con un costo di 20 euro mensili. E per quanto riguarda, diciamo, poi le agevolazioni, riguarderanno anche le auto elettriche, che saranno completamente, la sosta sarà completamente gratuita, mentre per le auto ibride ci sarà uno sconto del 50% su quello che è il costo dell'abbonamento nelle varie aree, oppure per tutte l'abbonamento completo su tutta la città, che attualmente ha un costo di 54 euro mensili, per le auto ibride è ridotto al 50%. Inutile sottolineare che più parcheggi a pagamento per le casse comunali significano più incassi. Beh sì, adesso anche questo è in fase di determinazione, quello che può essere la quota aggiuntiva che scaturirà da questi nuovi posti auto a pagamento. Noi come società da sempre corrispondiamo al comune annualmente insomma, un bel canone, e sicuramente adesso anche in previsione dell'area di risulta, che anche per il 2022 rimarrà diciamo nella nostra disponibilità, e di conseguenza sicuramente sarà anche questo un prossimo step per definire bene il canone da corrispondere al comune.